il quaderno e le mail. Allora, torniamo a parlare del triangolo. Non il triangolo che si mette quando si rimane in panne, ma il solito triangolo, quello che si metteva sopra la cabina. Perché mi ha scritto Miki dalla Germania e mi ha inviato delle foto del triangolo che usavano sui camion tedeschi. Anche loro, con lo stesso significato logicamente, mettevano il triangolo sopra la cabina, verticale e illuminato di notte quando trainavano il rimorchio. Lo abbassavano quando non avevano agganciato il rimorchio. Però il loro triangolo era leggermente diverso dal nostro, nel senso che il nostro era un quadrato che a fondo blu contenente il triangolo, mentre loro era proprio un triangolo, basta, solo un triangolo, sempre giallo, ma non era proprio uguale. Allora, ce n'era di tre tipi: uno solo giallo, uno giallo con un pallino nero in centro e uno giallo con una V, e stavano a indicare tre tipi diversi di trasporto. Faccio prima leggervi la mail. Fu obbligatorio montarlo sui camion dal 1938 al 1956, che penso che più o meno siamo lì come anni, come da noi. In base alla sezione 44 del regolamento sulle licenze di circolazione stradale del 13 novembre 1937, che sarà il loro codice della strada, giustamente, no? Gli autocarri e le motrici con cabina chiusa, quando trainano un rimorchio, devono esporre sulla cabina al centro del veicolo un cartello giallo a forma di triangolo che si illumina quando è buio, e fin qui è tutto uguale a noi. Il triangolo deve avere i lati lunghi 18 cm, loro avevano anche le misure precise, un angolo rivolto verso l'alto, apparire su un fondo scuro e la sua forma deve essere ancora chiaramente riconoscibile a un occhio normale almeno a 100 metri di oscurità. L'accensione della lampada deve essere monitorata direttamente dalla cabina di guida attraverso una finestra di osservazione o in altro modo. C'era anche un interruttore. Miki mi ha mandato tutte le foto. Il segnale deve essere invisibile quando non vengono agganciati i rimorchi. Per indicare che i veicoli appartengono a determinate amministrazioni o società, al triangolo può essere apposta una caratteristica approvata dal Ministro dei Trasporti del Reich. Quindi, ci sono i triangoli speciali. Il triangolo con un punto nero è per i camion della Reichsbahn o per i camion per conto della Reichsbahn, che sarebbero le ferrovie. Invece una V nel triangolo significa che si tratta di un camion di un'azienda membro del RKB, Reichskraftwagenverbund. Non chiedetemi cosa significa, andrò a cercarlo sul vocabolario, perché sul mio piccolo dizionario questo qua non c'è scritto. Guardando le foto che mi ha mandato Miki, cioè, io le ho guardate e ho detto, non le sapevo queste cose. Però, mi sembrava come un déjà vu, no? E allora ci ho ripensato, ho detto, ma io dove li ho già visti questi triangoli fatti così strani? Ta-da! Il libro che mi ha mandato, quello da cui vi avevo fatto vedere i dischi del tachigrafo. Su quel libro lì ci sono le foto degli autotreni degli anni 30 e in effetti hanno il triangolo sopra la cabina, alcuni hanno il pallino, altri hanno la V, e lì li avevo visti. Per quello che non mi sembrava una cosa già vista, li avevo guardati senza vederli. Sapete quando guardate una cosa, guardate l'insieme, guardate tutto, però se non sapete il particolare probabilmente non lo notate. Cioè io avevo visto che avevano il triangolo, ma il fatto che qualcuno avesse il pallino, qualcuno avesse la V interna non mi diceva niente, quindi non gli avevo prestato particolare attenzione. Tutto qua. In successivi scambi di mail fra me e lui abbiamo parlato di quali altre nazioni usavano il triangolo sopra la cabina, e mi ha fatto notare che in Austria, anche lì fino agli anni 50, si usò mettere il triangolo per segnalare i rimorchi. E in più, e questo me lo ricordo anch'io che li vedevo, in Spagna e anche i portoghesi, perché io mi ricordo anche qualche camion portoghese, usavano il triangolo
Il triangolo su questi camion mi ricordo che era abbinato a un quadrato giallo. Avevano il triangolo giallo nel quadrato blu come nostro, con in fianco un quadrato giallo. Questo lo vedevo sui bilici, sugli autotreni spagnoli. Mentre le motrici isolate avevano solo il quadrato giallo. Quindi ne deduco, ma non ne sono sicura, magari qualcuno che faceva la Spagna negli anni 80-90 è più informato di me, deduco che il solo quadrato stava a significare che era una motrice isolata, mentre il quadrato giallo affiancato da un triangolo stava a significare un complesso veicolare, quindi un autotreno, un auto articolato. In più, io un viaggio in Spagna all'inizio del 2000 più o meno, avevo fotografato un sacco di vecchi Pegaso, ma quelli vecchi vecchi vecchi, e nessuno di loro comunque montava il triangolo sotto la cabina, nemmeno il quadrato. E un'altra chicca che mi ha detto sempre Miki: i camion russi, quelli, ricordate, probabilmente avete visto in giro, quelli Sovtrans Auto, montavano tre lucine giallo-arancio, ambra, diciamo, sopra la cabina centrale. Ecco, quelle tre lucine lì, quando erano accese, significava che era un complesso veicolare. Effettivamente, guardando foto di questi camion, ce l'avevano tutti. Ci scoprono un sacco di cose a confrontarsi con amici di altre nazionalità. Quello che non so io sanno loro e viceversa. Poi condividiamo, così lo sappiamo tutti. Ciao! Per la storia dell'autotrasporto, per oggi, basta. Buona strada e occhio vivo sempre. Ciao, bye! Ciao!